Luca. Yes sir, ciao a tutti, qui Luca di Double Clutch. Non dovevo battere le mani già prima cosa, subito, no? Ma guarda, ormai io non ti dico più niente. Bravo, giusto, meglio. Ascolta, siamo online anche su Instagram, che quello me lo son perso. Ok, partiamo subito con l'unboxing live, come ogni venerdì. Oggi siamo perfetti, puntualissimi. Vi ricordo subito che adesso abbiamo il live multicamera, quindi è attivo su Facebook e poi sarà caricato su YouTube, mentre su Instagram ovviamente c'è solo una camera. In qualche momento io farò vedere dei dettagli delle scarpe su questa camera qui, quindi quella in basso vicino a me. E in quei momenti, se non vedete, volete vedere dei particolari, basta che in caso dopo usciate da Instagram e andate direttamente su Facebook o su YouTube, dove appunto vedete tutte le camere utilizzate per questi unboxing live. Iniziamo subito però con la scarpa che io in realtà non ho ancora visto, quindi è la prima volta che la vedo da vicino. L'ho vista un po' così passare, lo so, è una mancanza. Stiamo parlando della Jordan 12 Vacchetta 10, uscita oggi, eccola lì. Però devo ammettere che vederle così la prima volta in live è sempre bello, perché sto lì, mi viene proprio quella faccia da unboxing immediato, veramente particolare anche l'inner lining, questo bisogna assolutamente farlo vedere in camera un po' più vicino, ed è tutto in pelle, quindi un quick strike mica da scherzo, qualità altissima, molto bello il suede della tomaia, questa colorazione vacchetta 10 è stata utilizzata tantissimo per tutti i quick strike dedicato alle donne, infatti sì, questa è GG, Girls Grade, arriva in realtà fino al 9,5, quindi c'è qualche temerario del sesso forte che prende anche queste scarpe dedicate prettamente alla donna, e molto facile da utilizzare proprio perché comunque questo colore che esplode, questo particolare, ecco, si può utilizzare tranquillamente off the court tutti i giorni. È disponibile, il retail price è 192 euro, quindi normale rispetto a tutte le altre release, e c'è anche in store e online. In realtà le release BG di solito, ma questa non è BG. Sì, è GG. Però, di solito le ragazze sono abituate a spendere un po' meno, questo volevo dire. Infatti è lo stesso retail price di quelle da adulto. Ah, mi sono sbagliato? Non l'hai detto adulto. Ok, di quelle da adulto, esatto, bravo Francesco. E adesso vi faccio vedere una cosa che è veramente tanto che stavamo meditando di prendere, non prendere, perché, per come. Stiamo parlando delle ciabatte, delle Team Slide di Jordan Brand. Mi metto di qua così. Particolare ovviamente la scatola, anche questa, no, questa l'ho già vista in questi giorni, anche perché me la sono già portata a casa, ma non so come fare l'unboxing, sposto direttamente tutto. Spettacolari, mi fanno un sacco ridere, perché mi vengono in mente tutti gli americani che vengono in negozio a prendere ovviamente le release di Jordan Brand, molto hype soprattutto, quindi la mattina presto arrivano qua in pantaloncino corto, calzino e ciabatte Jordan Brand, ed è sempre fantastico da vedere. Qualità secondo me molto alta della ciabatta, nel senso che tutti sappiamo che la ciabatta deve essere morbida ogni volta che la utilizziamo, sia sotto la doccia che in casa tutto il giorno. Questa è super super confortevole, quindi mi sento assolutamente di consigliarvela. E sarà disponibile in altre due colorazioni che non ricordo in questo momento, ma arriveranno veramente a brevissimo, quindi big up alle Team Slide di Jordan Brand. Il retail price è di 35 euro, e sono già disponibili su Double Clutch. Perché c'è il microfono, mi devo capire, ancora mi devo capire ragazzi con questo live multicamera, perché ho il microfono ma non c'è su Instagram, quindi non è facilissimo da gestire, però non arrabbiate. Vabbè, però c'è una pausa, vabbè, andiamo avanti. Comunque il retail price è di 35 euro e sono già disponibili sia in store che online. Online però non sono in footwear come uno potrebbe andare a pensare, ma sono nella categoria accessori, quindi mi raccomando, date un occhio a quella categoria. Adesso, prima di arrivare a il pezzone di oggi, e ve lo faccio vedere subito per tenere alta l'attenzione, che è una release di domani, vi facciamo vedere invece una scarpa performance esclusiva di Double Clutch by And One. Magari avete visto qualcuno il post che abbiamo fatto ieri, l'ha fatto anche And One Italia. Sta per arrivare, sarà in lancio il 28, e ve la facciamo vedere subito. Bam bam! And One Attack. Abbiamo due colorazioni, la prossima ve la faccio vedere dopo. E quindi base nera e base bianca, suola gamma, molto molto bella, la faccio vedere di qua, ma anche, di qua un po' più basso,
Ok. Molto molto bella, a parte che End One mette sempre queste etichettine sia su una scarpa che sull'altra, a me dà veramente tanto fastidio. Quindi mi fermo un attimo. Sì, sono veramente malato su queste cose, ci tengo. Bellissima la Solar Gum, come vi dicevo, è una scarpa prettamente performance che finalmente si stacca un po' dall'heritage di End One, che per carità ci piace sempre comunque, ma la Tai Chi inizia a non stufare, perché stufare è una parola grossa, però ovviamente ci vuole del cambiamento, ci vuole una nuova silhouette, una nuova scarpa performance, e questa promette veramente bene. È già stata utilizzata da molti giocatori qua in Italia e anche in NBA da Sean Kilpatrick, l'abbiamo visto tutti ancora quando era nei Bucks, adesso in realtà adesso mi sembra che nei Brooklyn Nets sia stato tradato. E retail price 130 euro, qua lo dico e poi mi giro. Bravo. Ok, così grandissimo. Vi ricordo il lancio è il 28 del 3, quindi mercoledì prossimo. Vale, vuoi dire qualcosa? Con il lancio ci sarà qualcos'altro? Con il lancio uscirà un contenuto molto particolare, però non si sa, non sapevo se dirlo o non dirlo. Sì, uscirà un contenuto molto particolare, che è un video di campagna di End One, che merita, è molto molto bello. Vi facciamo vedere la variazione bianca, la colorway bianca, sempre gum bottom, quindi sempre gum sole. Stra bella questa suola gum, ovviamente tolgo anche qui l'etichettina. Sapete che a me piace tantissimo, anche perché è proprio un tocco old school quando c'è sempre la suola gum. Una cosa interessantissima, ovviamente uscirà anche la presentazione tecnica, ma la tecnologia di ammortizzamento di questa nuova End One Attack Mid è la Hill Harmonix, quindi è una nuova tecnologia finalmente, sempre a base EVA, quindi sempre una foam, niente aria, niente cose particolari, ma promette davvero bene per l'utilizzo on court. Ricordo, release date mercoledì prossimo, il 28 del 3, con il lancio uscirà anche un contenuto molto particolare, un contenuto video. Qua mi fermo e non dico altro. Andiamo al lancio bomba di questa settimana, in tantissimi ci avete già chiamato, quindi vi dico ancora prima di aprire la scarpa che sarà disponibile da domani, quindi il giorno di lancio, il 24 del 3, sia in store che online, come per Lebretto. In store uscirà alle 9.30, mentre online alle 10. Stiamo parlando ovviamente delle Jordan 1 Game Royal, spettacolari assolutamente, qua non c'è nulla da dire. Abbiamo già fatto un photoshoot, è uscito anche già ieri, anche oggi un post, e quindi andate a vedervi assolutamente le nostre foto on fit, le foto dettagliate. La scarpa è veramente fantastica come colorazione, non richiama ovviamente tutto quello che è il mondo Bulls, il mondo Michael Jordan, ma si ispira come colorway un po' alla collab con Fragment di qualche anno fa, mi sa 2 anni fa. E come collabretto ci saranno molte persone interessate all'acquisto, quindi vi ricordo che noi qua in store facciamo il camp out, quindi no, non lo faccio io, però insomma c'è il camp out, la regola è quella, quindi dovete assolutamente presentarvi qua il prima possibile. Come in ogni release hype c'è possibilità di restare senza, perché le quantità sono limitate, sia le quantità in store che quelle online. Ci saranno comunque delle quantità prettamente dedicate al negozio fisico e dedicate invece di contro al negozio online, quindi siate pronti, se potete venite quanto prima. Vi dico, quando ci chiedete anche quando veniamo, secondo te alle 6 basta, quello non ve lo possiamo dire, non possiamo saperlo, perché dipende proprio da quanta gente poi in effetti si presenta. E poi in realtà se si presentano anche 5 persone, ma in 5 hanno la stessa taglia, la taglia finisce, ecco, giusto per dirvi qualcosina. Retail price 151 euro, quindi vi ricordo il retail price è lo stesso sia in store che online, 151 euro, alle 10 su doublecrash.it e alle 9.30 qui in store in via Sottoriva 15A, 37121 Verona. Direi che vi ho detto tutto, anche però. No, perché c'è ancora gente che ci chiede dove siete. Ragione, pazzesco, ragione. Cioè, pazzesco, perché ci sembra a noi in realtà di essere qua da secoli e che tutti lo sappiano, ma la realtà è quella. Direi che vi ho detto tutto, mi raccomando, seguiteci per tutte quelle che sono le nostre rubriche, quindi i nostri live di, come oggi, il venerdì alle 12.45, in cui vi mostriamo appunto tutte le uscite della settimana, e
il martedì alle 19.00 dove c'è il Q&A live e quindi parliamo botta e risposta su quello che è il mondo del basket, il mondo delle scarpe, e già sapete perché già ci seguite. Anche le nostre stories oggi pomeriggio, magari. C'è qualcosa di molto particolare? Shooting. Ah, vero, mi ero già dimenticato, cercavo di dimenticarmi. Se non volessi dire... No, me l'ho dimenticato perché in realtà mi sono proprio estraniato da oggi. Fame. Esatto, in realtà ho anche fame, però ho mangiato la merendina prima. Comunque, un'altra cosa importantissima, ragazzi, anche voi ve lo siete dimenticati, il giveaway. Giveaway con Outpump, c'è ancora possibilità di partecipare sui post di Double Clutch Verona e di Outpump. Abbiamo fatto team con il magazine italiano che supportiamo da un bel po' e che stimiamo, e appunto c'è una Jordan 1 Game Royal dedicata a questo giveaway. Partecipate seguendo il regolamento sotto i post, stasera è stato il vincitore in live su Outpump. Direi che vi ho detto tutto, quindi grazie mille per il supporto e alla prossima.